qual è l'antidoto a tutta questa violenza che c'è nel mondo, non solo a Napoli, in Italia, ma nel mondo? Ma è una sollecitazione ad avere un impegno ancora più forte a tutela delle donne, a tutela soprattutto delle ragazze, delle giovani generazioni. C'è una società che si sta disumanizzando. Pensiamo alle forme, mille forme di violenza che si diffondono nei social. Abbiamo ragazze che si suicidano perché sottoposte a forme di bullismo digitale. Dobbiamo guardare un grande programma di educazione nelle scuole, fra i giovani. E dobbiamo ritrovare, come dire, prima ancora che valori di genere, valori umani che accomunano donne e uomini. È un tema straordinario, ma riguarda il futuro delle nostre società. Poi, e sarà in prima fila, assolutamente. Abbiamo preso decisioni importanti che riguardano i disturbi alimentari, un progetto per avere lo psicologo in tutti i distretti sanitari della regione, per dare una mano alle mamme, ma soprattutto alle ragazze che hanno molto problemi di disturbi alimentari. Ce la stiamo mettendo tutta. Premio Edela Speciale Napoli, un'edizione che hai voluto dedicare alla città di Napoli in una location di eccellenza, la Biblioteca Nazionale, che è la terza d'Italia. Assolutamente sì, un'edizione che ho fermamente voluto, mi emoziona tantissimo essere qui, anche se abbiamo svolto due eccellenti edizioni a Roma, di cui ringrazio ancora il presidente Malagò Alconi, ma Edela muove i primi passi qui, 10 anni fa, con le prime famiglie, con le istituzioni, con i primi convegni, con le scuole, per cui mi sembrava giusto e questa edizione dedicarla a una città e regione così straordinaria che ha aperto le porte, che continuiamo tutti i giorni sul territorio nazionale ma tenendo un fil rouge qui e soprattutto con il contatto delle famiglie. Quindi oggi è un ringraziamento che Edela fa a questa regione. Voi siete molto impegnati sul fronte del femminicidio. Ecco, questa è una vera e propria piaga, non solo italiana, europea, ma planetaria. Beh, è un dramma senza confini. Chiaramente la scelta anche di questa realtà della Biblioteca Nazionale, di cui ringrazio fermamente la direttrice e tutto lo staff perché ci hanno aperto le porte con tutta la loro sensibilità e professionalità, non è a caso. Perché? Perché la cultura è ciò che poi determina la libertà, la salvezza e l'indipendenza di ogni individuo, ed è quello che noi tutti i giorni nelle scuole e con le donne vittime di violenza cerchiamo di diffondere, perché senza la cultura, l'istruzione, non si può andare sicuramente a un esito positivo. Grazie Presidente, intanto noi vi rimandiamo alle fasi di questo premio speciale per Napoli, voluto proprio dalla Presidenza dell'Associazione Edela. Intervisteremo gli ospiti, le eccellenze che da qui a poco saranno nostri ospiti. Grazie. Grazie a voi. Veronica Maia, conduttrice del premio speciale per Napoli. E questo è un premio dedicato alle donne che purtroppo sono avversate dagli uomini, ma tante volte anche dalle stesse donne. Allora, stiamo toccando un tema immenso, questa volta però con un cono focalizzato sulle vere poi vittime, oltre a quelle che perdono la vita, quasi sempre donne, i figli che restano, quindi queste donne che perdono la loro vita ma soprattutto lasciano soli i loro bambini, spesso donne che muoiono davanti agli occhi dei loro bambini, con un padre spesso suicida o in carcere. Quindi capiamo bene che la delicatezza del tema del futuro di questi ragazzi è una cosa che dovrebbe riguardare la società intera, lo Stato, il governo. Per fortuna ci sono delle associazioni come questa di Edela, di Roberta Beolchi, che ha deciso, sensibile. Sì, che è sensibile, con grande sensibilità, con grande tatto, con grande cura, anche con grande capacità relazionale, perché poi questi premi hanno bisogno di attenzione, hanno bisogno di creare poi vere risorse per questi ragazzi, per garantire un futuro di studi, che è l'unica arma di riscatto per una vita che non sarà mai normale, mai semplice e ricordiamo mai felice. Ricordiamo che le vittime di femminicidio hanno
sono orfani di entrambi i genitori. Esattamente, quindi cioè, si smembra una famiglia, si smembrano i rapporti, si smembrano, vengono a mancare i riferimenti, gli esempi, e quando si tratta di bambini o comunque di ragazzi in età evolutiva, capiamo bene che il percorso di affiancamento e di sostegno che si deve a questi bambini è necessario e fondamentale, è l'unico straccio di salvezza. Avvocato Angelo Pisani, noto il suo impegno nel sociale, posso dire da sempre. Oggi lei riceve un premio nella città di Napoli, la sua città. Che significato ha il premio? Ma il premio di oggi dell'associazione appunto a tutela delle vittime del femminicidio è tutto un impegno, una grande responsabilità, oltre che un onore, perché ci fa ricordare tante vittime innocenti di un fenomeno purtroppo sempre più all'ordine del giorno, che va contrastato, ma va soprattutto evitato con l'assistenza, con la prevenzione, aiutando le persone, perché spesso il femminicidio è causa anche di gesti di follia che provengono da esseri umani, a volte spesso di genere maschile, ma di ogni genere, di ogni colore, perché la violenza non ha colore, la violenza è qualcosa che deve essere debellata e contrastata con la cultura, con l'informazione, con l'associazionismo e soprattutto portando avanti gli esempi positivi del bene, dei valori, della correttezza, quelli che sono i principi di civiltà a cui l'associazione appartiene. Presidente Monti, lei è un rappresentante del Made in Naples, perché lei è promotore di questa sigla del Made in Italy in tutto il mondo. Beh sì, diciamo che in particolare quest'anno c'è stata una straordinaria performance proprio del Made in Naples e Made in Campania, la regione che ha fatto meglio tra tutte le regioni italiane. Ricordiamoci sempre che l'export italiano vale quasi 650 miliardi di euro, una cifra enorme. La Campania è di gran lunga la regione più importante del sud, tutto il sud purtroppo pesa solo il 10%, ma la Campania è cresciuta tanto, oltre il 20% quest'anno, e abbiamo superato i 20 miliardi, quindi è un anno molto buono, ma c'è ancora tantissimo da fare, perché il mondo ha fame di Made in Italy, Made in Campania e di Made in Naples. Lei è impegnato anche non solo sul fronte dell'impresa, perché lei è un top manager, ma è anche impegnato nel sociale, per questo lei oggi nella sua città gli viene riconosciuto questo premio contro la violenza sulle donne. Beh, diciamo che è assolutamente naturale, specialmente da napoletano, cercare sempre di restituire una città che ti dà tanti stimoli, tanta forza, tanta capacità e anche tanta gioia di vivere, nel mio piccolo provare a dare qualcosa. Quindi questo premio è un premio molto bello, che conosco da tanti anni, e sono felicissimo di averlo qui in questa meravigliosa sede, nella nostra fantastica città. Presidente, che significato ha per lei essere premiato a Napoli per la solidarietà? Beh, è un significato fantastico prima di tutto, perché Napoli è una città ricca di cultura, ricca di passione, e quello che muove la nostra associazione, che è l'Automotoclub Storico Italiano, è la passione, che poi è rivolta sempre verso, chiaramente quando c'è amore c'è un trasferimento e una condivisione di valori che porta ad un impegno sociale e quindi anche a un risvolto importante, una ricaduta in quello che è una condivisione di valori sociali che ci servono a fare anche solidarietà. Elisabetta Gregoraci, un po' napoletana e ovviamente della magica terra della Calabria, una mamma e una donna impegnata nel sociale. Innanzitutto sono molto felice di ricevere questo premio, poi proprio per l'importanza che ha questo premio, visto per quello che parliamo, no? Quindi sono molto, molto onorata e felice, poi da sempre, sempre attenta alle tematiche sociali, sempre vicina ai bambini. Purtroppo ormai si sente troppo parlare di femminicidio, tutto quello che sta accadendo è un fenomeno molto, molto brutto, e quindi poter aiutare queste donne, queste famiglie, soprattutto i bambini, per me insomma è molto importante. Maestro Maddaloni, lei ovviamente ha impiegato una vita per il recupero dei giovani e per distrarli alle attività ovviamente illecite, perché lo sport ovviamente aiuta. Sono qui perché sono venuti due bambini in palestra, Mario e Luigi, e come tutti i bambini io uso uno strumento ben chiaro, il judo e l'amore per i bambini. Credo che fondamentalmente questo è un momento storico di violenza,
dobbiamo essere presenti con queste competenze. Io ho la competenza del judo, dello sport, e riesco a togliere tanti ragazzi dalla strada. Quel giorno io stavo a Sydney, mio figlio era in finale con il brasiliano Thiago Camillo, e dissi e giurai a Dio che se mio figlio vinceva la medaglia d'oro io avrei dedicato la mia vita alla mia gente. E così è stato. È successo, e io sono qui oggi grazie a Mario e a Luigi, che li voglio bene per amore come un genitore, come un padre. Il premio è dedicato a loro, insomma. Sì, questo premio è della che io non conoscevo, adesso conosco bene e conosco i valori di questo gesto, e credo che sia molto importante portare avanti questo discorso, perché prima di tutto le donne non si toccano, prima di tutto, ma la violenza deve essere messa da parte, e questo lo può insegnare solo lo sport. Maurizio De Giovanni, scrittore, drammaturgo, impegnato nel sociale, i suoi scritti diventano fiction, film, ispirazione per tanti. E anche, voglio dire, un momento di riflessione, perché molte volte quando si parla della violenza è perché si vuole accendere proprio il riflettore sulla non violenza. Sì, la cultura è il contrario della violenza. Non ci può essere violenza di nessun tipo. Questa è un'epoca attraversata da tante violenze. Violenze pubbliche, come guerre, invasioni di paesi sovrani, eccidi, genocidi addirittura, violenze private, come quelle che colpiscono le donne, che colpiscono l'infanzia, e che ogni giorno ci porta a registrare questo tipo di atrocità. Noi dobbiamo rivolgerci alla cultura. La cultura è l'antidoto, è esattamente quello che serve per contrastare questo tipo di violenza. Quindi la scelta della Biblioteca Nazionale di Napoli, un lustro per la Campania, ma un lustro per l'Italia, pensa che è la terza in Italia per grandezza, per spessore, anche per i manoscritti di Leopardi che giacciono qui. È un vanto nazionale, un vanto internazionale, è uno dei luoghi più di riferimento massimo per quanto riguarda la cultura italiana. Pensare di intervenire, anche spostandola, come si è detto, da questo luogo fantastico, secondo me è una follia. Alessandro, io ti riconoscerei il premio per la tenacia, per la volontà e per la bella persona che sei. Grazie, diciamo che questo premio per me è molto importante, perché è il mio primo premio ed è veramente una riconoscenza, e questo mi dà la forza di andare avanti, perché è un bel progetto e credo che sia il giusto portavoce di tantissimi ragazzi e giovani che non hanno la mia stessa forza purtroppo di esprimersi, quindi spero di rappresentarli al meglio. Ecco, la tua storia ci ha toccato moltissimo, magari se ne vuoi fare un cenno a casa, e dire poi che molte volte da un'avversità, anche da una malattia, si riesce poi a rialzarsi. Assolutamente, io credo che i limiti non esistono, o meglio esistono i disagi oggettivi con cui conviviamo, e questo è inutile nasconderlo, però io sono un ragazzo completamente sordo, una malattia che porterà alla cecità, si chiama la sindrome di Usher di tipo 2, che è collegata appunto alla sordità, e nonostante questo ho cercato, diciamo, di rialzarmi e di capire che anch'io posso dare e fare qualcosa per questa società. Il tuo motto è: chi vuole può. Assolutamente, io credo che non esistono, diciamo, degli impedimenti. Ovviamente ognuno arriva con i propri tempi, però la forza proprio sta nel credere in se stessi. E questo è quello che voglio trasmettere ai ragazzi, di credere in se stessi, perché i sogni prima o poi si realizzano, e chi vuole davvero può.